La città di Pagani premia i maestri del lavoro con una cerimonia voluta dal sindaco Salvatore Bottone presso la sala giunta di Palazzo San Carlo. Tra i premiati Mario Della Porta, Antonio Di Maio e Bruno Nacchio, ed un particolare riconoscimento anche per Carlo Giordano. Una giornata quindi che festeggia non solo il lavoro in sé, ma soprattutto i valori che le persone premiate hanno saputo incarnare, divenendo esempio prezioso per i giovani in un contesto economico e sociale dove purtroppo a farla da padrona è la grande preoccupazione che deriva dalle difficoltà finanziarie e dall'incertezza relativa al posto di lavoro. 40 anni, Pezzo. lavoro ancora, devo lavorare purtroppo fino a 43 anni. Ma lei è Sì, contento? contentissimo del mio lavoro e della mia attività che faccio. Stiamo festeggiando la premiazione di questi ultimi maestri del lavoro della città di Pagani, di cui veramente siamo onorati di farli premiare. Ogni anno la facciamo, vengono premiati i maestri del lavoro a Napoli il 1º maggio, poi successivamente alcuni giorni dopo vengono premiati in altri comuni pure, in altre zone. Noi facciamo parte di una federazione a livello nazionale e mondiale. Siamo raggruppati anche a Salerno sotto la federazione nazionale e in questa federazione ci stiamo prodigando per la scuola e a portare nel campo sociale il nostro esempio. Tutti i mestieri che sono stati cancellati, che purtroppo non ce ne sono più, qualcuno c'è ancora. Noi abbiamo seguito, ad esempio, quello che stavo dicendo prima proprio con lei, che 2 o 3 anni fa hanno premiato a Vietri un maestro d'ascia che è stato, diciamo, l'ingegnere, l'architetto che ha costruito tutto l'architrave, tutto il ponte che collega Vietri con la costiera amalfitana. Un percorso di vita perché dedicando tanti anni al lavoro, sicuramente ecco, avere un riconoscimento significa che si è ben operato anche nel mondo del lavoro. Con queste belle menti, perché ecco, tra di loro ci sono degli uomini che hanno delle esperienze importanti, come ci sono anche donne nel loro interno, che possono dare appunto degli input, uno slancio ai nostri giovani affinché ecco, questo momento critico della nostra Italia possa essere superato anche attraverso i loro consigli. Era un atto che credo la città doveva a queste persone perché hanno appunto, come dicevo, dedicato la loro vita al sacrificio, al lavoro. Magari anche un momento diverso i nostri padri avessero avuto questi riconoscimenti, noi l'abbiamo voluto fare qui nella casa comunale perché riteniamo che è un momento importante per la nostra città.